Buonasera e benvenuti sull'Alchimista TV, in particolare nella rubrica voluta e ideata da Enzo Fabrucci, La voce del tempo, che faccio entrare immediatamente. Allora, Enzo è un artista poliedrico, è un ricercatore di misteri, ma il titolo fu più azzeccato per questa sua bellissima rubrica, La voce del tempo. Oggi parleremo appunto delle porte dello spazio del tempo e quindi siamo in perfetta linea con l'idea, l'anima, l'animo della rubrica, credo, giusto, Enzo? Ciao Pierri, saluti a tutti gli amici che ci ascoltano e io dico che ci scrivono. Perché? Perché prima di parlarti, prima che noi ci tuffiamo nelle porte dello spazio e del tempo, rispondiamo in 2 secondi solo ad alcuni messaggi che sono arrivati, alcuni anche molto lunghi da leggere e da analizzare, e rispondiamo dicendo così: guardate che anche se adesso si respira quest'aria di ferie e il nostro Pierri tra un po' si riposerà, ma lo faremo solo per qualche giorno, perché poi riprendiamo tutte le rubriche. Io riprendo tutti i miei giri sui vari canali che frequento, però, come posso dire, le radici le ho qui dove ho la mia rubrica e sui 9 cieli, perché lì da tanto tempo è un po' il mio canale, assieme a Mari, l'ottima scrittrice che collabora con me. Lì elaboriamo e qui delle idee e poi ve le racconteremo anche in altre occasioni. Ho in programma per l'inverno alcuni seminari molto interessanti, però di tutto questo ne parliamo poco a poco. Le risposte ve le darò proprio oggi a certe domande che mi avete posto in questo racconto, perché oggi Pierri si parla di questa cosa, si parla di una cosa a cui non si pensa mai, quanto sia difficile per noi equilibristi su una corda bilanciarci sul presente. Si dice: vivi il tuo presente, stai nel tuo presente, sii padrone del tuo presente, e non lo siamo quasi mai. Lo sai perché non lo siamo mai? Perché essere padroni dello spazio e del tempo vorrebbe dire una cosa che è di una complessità immensa. Vorrebbe dire avere ripulito tutti i nostri chakra, essere perfettamente in linea con chi ha svuotato tutto il karma della sua vita, quindi dall'infanzia, adolescenza fino al periodo in cui si trova a vivere, ma anche quello delle sue vite passate. E quindi può bilanciarsi perfettamente perché non ha più il richiamo del passato e la spinta verso il futuro. Sai perché? Perché sono due depositi per noi, il passato e il futuro. Sono i posti dove andiamo ad abitare quando abbiamo l'animo travagliato. Facciamo un esempio semplicissimo. Io non ho risolto un problema mio di infanzia di, come potremmo dire, mi pesano tantissimi certi giudizi che mi danno le persone. È probabilissimo che in questa vita la prima maestra o mio padre o una persona a cui attribuivo bontà e autorità mi abbia ferito, non abbia capito e mi abbia magari punito per un motivo che io ritengo non meritorio di punizione. Probabilissimo che 2 o 3 giorni fa un amico incontrato per caso, chiacchierando, mi rievoca quella cosa, magari scherzosamente ritirandola fuori, ecco che mi si riaprono delle falle. E cosa faccio? Io vado a stare lì. Vado a stare perché non so risolverle, perché non ho trovato la fonte precisa del mio malessere. Però sono attirato lì, ho perso un'occasione di vivere il mio presente. Sai meglio di me che si va nel futuro per mille cose, non ci si va solo per una bella speranza di quello che accadrà,
ma si va nel futuro quando si vive appunto male nel presente e male nei nostri ricordi. E allora si pensa sempre, oh, finalmente, vedrai, hai presente quelle persone che quando le incontri gli chiedi, come ti va? Ah, non va tanto bene. Speriamo l'anno prossimo, speriamo il prossimo lavoro, speriamo i prossimi incontri. Se arrivi così, lo sai che il futuro non ti dà i suoi premi se sei in fuga dal tuo passato e dal tuo presente. Bisogna andarci in piena consapevolezza. E allora, perché questa premessa? Perché noi non stiamo quasi mai nel presente. Noi col sogno, noi col fantasticare, noi col chiacchierare, sondiamo sempre il nostro passato, nel sogno soprattutto. Andiamo a viaggiare in nostri altri io che sono in azione in altre congetture di spazio e di tempo. Questo è un mistero incredibile, questo è pieno di fascino. Però c'è da dire che questo noi lo abbiamo sempre fatto fin da quando c'è l'umanità sulla Terra e è dotata della facoltà di ricordare, anche la facoltà di sperare, e dal presente si può spostare per ricevere, per attutire i colpi che ci dà la vita. Abbiamo questa capacità di giostrare. Stare invece ben bilanciati sul presente è un dono immenso, è il dono più grande, appunto perché ci fa capire che abbiamo risolto molti dei nostri problemi. È solo se stiamo nell'istante presente siamo capaci di interrogarci su che cosa sono le porte dello spazio e del tempo. Tu pensa, Pierri, che stare ben bilanciati nel nostro presente da un punto di vista temporale, possiamo metaforizzarlo con lo spazio. Possiamo dare una rappresentazione spaziale. Lo sai che cos'è? Il nostro baricentro che cade fra i nostri due piedi quando stiamo dritti. Perché? Perché il baricentro che cade proprio nello spazio nostro, così, sai che cos'è? È una cosa splendida. E tutti i nostri toroidi perfettamente riparati. Io ripeto sempre che noi non siamo questo. Il corpo che noi abbiamo è l'avatar che la nostra anima si è scelta in questo pianeta a questa densità per fare esperienza delle cose concrete. In realtà noi siamo solo vibrazioni, noi siamo fasci di onde e questo ce lo spiega benissimo nella sua forma elementare la fisica quantistica chiaramente. Allora, se noi iniziamo a ragionare su questo, capiamo benissimo quella cosa che ti ho detto prima, perché ogni nostro decentrarci vuol dire espandere attorno a noi dei toroidi. Toroidi è una cosa semplicissima, è energia che fluisce passando nel nostro centro attraverso la nostra spina dorsale e girando tutto attorno a noi come una sorta di mela. Noi siamo nel torso e giriamo attorno a noi come in forma di una mela, cosa che ci esce da sopra e ci rientra dalle basi dei piedi e attraversa tutti i nostri chakra, dove lì viene direzionata e ripulita l'energia che ci circonda. Pieri, ti sarai accorto mille volte che entri in un ambiente, ah, non ti trovi bene, eppure non hai parlato con nessuno, eppure non hai fatto nemmeno in tempo a scambiare qualche sguardo, qualche sorriso. Arrivi invece in un altro ambiente interno o esterno, un gruppo d'amici, un gruppo, anche un paesaggio, e vibri da subito bene. Tu non sai che prima di te, dalla tua consapevolezza, c'è stato uno scambio a livello di vibrazioni. E se il mondo ti risuona, e se il mondo vibra come te, se anche una persona che ti sta di spalle è nella tua
risonanza di vibrazione si accoppia perfettamente al tuo toroide e ti dà un senso di benessere. Da qui quel benessere o quel malessere del tutto immotivato che hanno certe persone sensibili. Hai presente quando dicono dopo diventa tutto un modo di dire un po' banale, tutto va a finire in New Age, ma finché invece è detto da persone sensate, col sale in zucca, è bellissimo, dice, qui c'è una buona energia. Qua c'è una cattiva energia. Quel posto mi riempie di malessere, questo posto mi riempie di benessere. E quello che è il guaio, Pierri, è che sono, questo è proprio anche di spazi vuoti. Non so se ti sei trovato da ragazzino, da bambino, con gli amici a scavalcare qualche proprietà privata o qualche vecchia casa. Io che abito, ho avuto la fortuna di passare tutta la mia vita in paesini di campagna. L'ho fatto molte volte. E lo sai che in certi ambienti, in certe case abbandonate magari da mezzo secolo, respiri male? E invece in certe altre, già dal giardino, dall'orto, respiri bene? Dove respiri male, il tuo mondo vibrazionale ha colto qualche conto che non torna. Le persone addirittura molto molto sensibili avvertono in certi ambienti le presenze di esseri che non sono riusciti a svincolarsi dai luoghi. Tu sai che noi impregniamo i luoghi molto di noi stessi. Tu sai che quando vai via, la tua libreria o casa tua risuona di te stesso moltissimo. Non è solo come monti i libri se li metti tutti impilati o li ammucchi di qua o li ammucchi di là. Sì, certo, quello può dare uno stile al tuo agire, ma è che noi riempiamo e scambiamo costantemente con le mura, i libri, gli oggetti e le persone che ci visitano questo discorso. Scambiamo costantemente interazioni e fasci di vibrazioni. Cosa vuol dire essere pronti per partire per le strade dello spazio e del tempo? Averlo perfetto, averlo perfettamente riparato il nostro toroide. Dobbiamo essere centrati nel nostro presente, avere i chakra liberi, e allora facciamo dei viaggi astrali, facciamo dei viaggi fantastici, incredibili. Se no, lo sai cosa siamo sempre, se no, Pierri? Degli uccelli feriti. Voliamo, però quante volte vedi che c'è l'uccello che passa perfetto, invece l'uccello un po' spiumato, l'uccello che ha avuto dei problemi, ha un volo che non è mai perfetto. Bisogna riuscire a viaggiare il nostro passato e perdonare tutti. Bisogna far mente locale su tutte le nostre ferite e ce ne ha fatte tantissime la vita. Tu immagina per un ragazzo partito da un paesino come me, con tanti sogni e con tanti pacchi di arte, di pensiero, quante volte sei stato respinto senza che ti ascoltassero, quante volte non ti hanno detto che non interessava niente a nessuno quello che stavi facendo. Sciocco saresti stato se avessi visto competitivamente queste persone. Ti sei detto con la ragione conquistata. Loro hanno un loro percorso, tu hai il tuo. Certo che fa piacere se poi dopo vengono a sapere quei signori che con troppa facilità hanno detto no a un tuo progetto, che poi tu questi progetti li realizzi benissimo anche senza di loro. Ma non deve essere una rivincita più di tanto, deve essere un'affermazione di serenità conquistata, di un toroide che qualcuno ti aveva cercato di rompere e che tu hai riparato magnificamente. E adesso lo sai, detta questa cosa, cosa facciamo? Facciamo un salto a Venezia. E perché ci andiamo? Perché l'Italia nell'ultimo secolo è stata, come sempre, la madre di alcune scoperte, la madre di alcune anime, la madre di alcuni gruppi che sono stati leader a livello mondiale. Guarda che Pieri, questa è una cosa delle più buffe, delle più matte da pensare. Allora,
in una delle mappe che hai magari nella tua libreria o che hai fra i tuoi libri, guarda l'Italia nel mondo. Fa ridere un pistolino storto, una virgoletta in un mare che rispetto agli oceani sembra una pozzangherina. Per noi il grande Mediterraneo, il grande Adriatico, il grande Tirreno, una virgoletta che scende giù lì. Non se tu prendi degli extraterrestri che arrivino per la prima volta sul pianeta Terra, se qualcuno si accorge minimamente che c'è anche l'Italia. Eppure abbiamo un destino incredibile. Non sono mai riuscito a spiegarmelo, eh? È stato un affluire costante di civilizzazioni fin dalla preistoria, di menti che forse nella loro infinita differenza di specie umane, che forse nella loro infinita varietà hanno scoperto che in questa tenzone o dialogo sviluppavano creatività. È vero quando ci dicono che l'Italia da sola ha tutta, come possiamo dire, e bisogna mettere assieme tanti, tanti altri stati per poter avere quel prodotto di opere d'arte, pittoriche, narrative, architettoniche e bellezza di paesaggi per poter competere con noi. E noi andiamo a Venezia, in questo unicum. Lo sai, Venezia è unica. Non esiste niente, esistono copie di Venezia, esistono tentativi di Venezie ridicole, goffe ridicole. Non si riesce a prendere uno stile architettonico da un posto, trapiantarlo in un altro e fargli avere quella stessa poesia. Lo sai perché? Perché i posti hanno un carattere come le persone. Venezia. Venezia, lo sai che curiosamente, vista dall'alto, col disegno che fa il Canal Grande, sembra il muso di un cane o di una faina con una mano che lo chiude, che gli gira attorno, che lo vuol fare, non abbaiare, non mordere, sembra qualcuno che sta lì, che potrebbe ferirti, ma è protetto da una mano. Una volta quando ti capita, guardaci e resterai stupito. Questa cosa mi aveva sempre colpito perché avevo un libro di mappe ai tempi dell'adolescenza, prima di essere mai andato a Venezia, avevo questo libro, guardavo da sopra queste mappe, queste foto, queste prime foto aeree di queste città. E ci ho scoperto, ho trovato questo disegno curioso che fa il Canal Grande, che disegna Venezia fra figura e sfondo, e che c'è questa strana forma di animale. Ma c'è ben altro a Venezia, Venezia è ben altro. E allora adesso ti dico una sensazione fisica. Tu sai che le mie ricerche, e mi sembra di averlo detto qui da te un'altra volta, nascono sempre da due o tre motivi. Un incontro con una persona, un libro, una emozione provata paesaggisticamente in uno spazio. Io ricordo che sono arrivato a Venezia con la sindrome di Stendhal, è famosa la sindrome di Stendhal, era quella che prendeva tutti i visitatori stranieri che scendevano in Italia, che avevano così ansia di vedere quei capolavori dei quali avevano letto 10 volte. Tu immagina, Pierri, quando siamo nella nostra stanzuccia, arde il camino, è caldo, è un giorno d'inverno e sogniamo di andare a vedere la bellezza del sud dell'Italia, la Calabria, la Sicilia, la Campania. Pensiamo che laggiù ci sia il sole anche adesso che da noi magari è Natale, che laggiù quei templi risplendano al sole e che la gente sia tutta festosa. Arrivavano così i viaggiatori del Grand Tour. E così io, nella mia mente adolescenziale, sono partito per Venezia. Ci sono arrivato in treno. Già ricordo che prima di cominciare ad attraversare tutti quei ponti e andare per quelle calli e essere stupito della bellezza di ogni palazzo, anche non quelli solo esposti al Canal Grande, non quelli solo che tu vedevi da lontano, ma anche nei vicoli più stretti, in quelle piazze strettissime.
Perfetto. Allora io già lì stavo provando delle emozioni, provavo appunto quella sindrome da Grand Tour o di Stendhal che portava questi stranieri a svenire poi quando si trovavano di fronte all'opera d'arte o al paesaggio. E ti garantisco che è reale. Ho un amico, senti forte, ho un amico che è artista, abita vicino a Firenze, sulle colline lì attorno, in un posto bellissimo. Per vivere come tutti noi da ragazzo, ha fatto il bigliettaio e poi, come possiamo dire, la guida, l'accompagnatore dentro gli Uffizi. Ma ha raccontato di scene stupende, ste americane, ste nordeuropee, queste signore con sti cappelloni così, che a volte proprio svenivano, eh? Certe scoppiavano in pianti emotivi di fronte a un Raffaello, di fronte a un Piero della Francesca. Giotto, Brunelleschi, tutte, La Primavera, tutti questi capolavori. Un effetto di piangere a dirotto, un'emozione da non saper contenere, li capisco in pieno. Io ho provato qualcosa del genere arrivando a Venezia, ma non, chiaramente non mi sono messo a piangere, non mi sono buttato in un canale, no? Però ho provato questo, Pierri, vada bene, la sensazione di essere giunto su una finisterra. Vorrei che ognuno dei nostri amici che ci guardano, che sono sicuramente stati tutti a Venezia, vorrei che andassero con la mente alla loro prima volta in cui sono arrivati a Venezia. Sono sicuro che chi più sviluppata, chi meno, chi perché era con troppi amici, chi perché era in una storia d'amore, chi perché era troppo solo, così. Ma tutti in maniera differente abbiamo provato questo, la sensazione di essere arrivato in una terra di nessuno su un confine. Proprio questo. Io ho avuto la sensazione che a Venezia, ma è poi dopo diventato anche un luogo comune, ho scoperto che se ne erano accorti anche altri, a Venezia sono stranieri tutti gli italiani, forse pochissimi veneziani. Sentono che Venezia non è una cosa misteriosa e incomprensibile per loro. Lo sai che tutti siamo presi da una sensazione d'Oriente e di gente che non riusciamo a capire. Anche questo dialetto così particolare, così strano, che per loro è la lingua vera. Loro non parlano l'italiano, loro parlano il dialetto e se sono costretti anche l'italiano. E fanno bene, perché è la loro lingua che gli appartiene, probabilmente è una lingua d'acqua. È una lingua che si è modellata per le calli, è una lingua che ha raccolto i suoni dall'andare in gondola. E quindi perché devono piegarsi a una narrazione che sentono estranea alla loro natura? Allora arrivo a Venezia con questa situazione. Poi dopo è chiaro che si è persa subito perché ero diretto a vedere delle mostre. Andavo a vedere dopo quell'emozione che era concentrata su Venezia, si è andata rifrangendo in tanti capolavori che ho visto pittorici che stavo cercando e quindi si è persa un po'. Però la sensazione è fortissima, un portale dimensionale. Venezia è assolutamente per quel suo essere tra mare e terra, esposta al cielo. Fra i tre elementi fondamentali del paesaggio e quindi non può che generare questa sensazione, un portale dimensionale. Ho detto, oi, ma è forte questa sensazione che ho provato, la riproverò ritornandoci? Non sempre. Anche perché a Venezia ci sono andato troppe volte. Tu sai che da qua, dalle mie parti, prendi, vai su per la Romea, oppure vai a Bologna e poi vai verso là, Padova, Venezia, non ci vuole tanto. Può essere la meta di domenica, addirittura di pomeriggi con Silvia, con la magnifica Silvia. Quante volte siamo partiti un primo pomeriggio con l'idea di poi fermarci e tornare a tarda notte, andare a vedere una mostra, ma anche andare a passeggiare un po' per Venezia. E l'ho riprovata questa cosa, non sempre, ma l'ho riprovata. La sensazione del portale, la sensazione, Pierri, che lì, se sai leggere nel rifrangersi dell'acqua, soprattutto di notte, se hai la fortuna di essere in un periodo in cui non sei oberato dai rumori dei turisti,
soprattutto dei turisti sgradevoli, quelli che ridono a scroscio e urlano. Se c'è silenzio, se tutto è accompagnato nel silenzio, se cammini per quelle piccole calli, se ogni tanto ti spunta nel chiaro di luna sotto i tuoi piedi e hai un brivido immenso, un angolo di canale, ecco che ripercepisci questa sensazione. Porta spazio temporale. Perfetto. Ti sto parlando di questi primi pensieri fatti 40 anni fa. Purtroppo il tempo passa. Tu, Pieri, sei molto più vecchio di me, ma anch'io sono vecchio e ci dobbiamo rassegnare. Sto Esatto. scherzando. Allora, 40 anni fa ragionavo così, dico, voglio indagare. Leggo la storia di Venezia, affascinante, non troppo affascinante, non mi ha affascinato l'idea per cui queste popolazioni in fuga si sono stabilite su queste isole, lì ha proliferato. Diventa invece di un fascino incredibile quando cominciano a partire le prime galee. E se ne vanno per l'Oriente. Quando cominciano a partire le prime navi da quel porto, sciamano lungo l'Adriatico, vanno in fondo al Mediterraneo, o addirittura, allora lo sai che non c'era il canale di Suez, se ne vanno verso e fanno delle cose incredibili, se ne vanno verso ogni direzione, possiamo dire, attraversano anche Gibilterra. Fanno dei numeri assoluti, ma soprattutto quello che è più affascinante è che per un periodo vanno per mare, si fermano lì, incontrano la via delle Indie, incontrano la via della seta, incontrano la via delle spezie. Certi mercanti, lo sai, che proseguono con i cammelli, se ne vanno di là oppure commerciano in fondo al Mediterraneo, ritornano con questi carichi di materiale pregiatissimo e lì si fa interessante. Lo sai che è sempre nel commercio che gira tantissima moneta. È nel commercio, è nello scambio. Se tu torni con una merce che i regnanti dell'Europa non hanno mai vista, puoi chiedere delle cifre immense, soprattutto stringi dei rapporti con i commercianti asiatici che te la forniscono, diventi una sorta di importatore ufficiale di tutte queste cose, arricchisci te stesso e la tua città. Tutti quei palazzi sono nati così. Tieni presente, Pierri, che nascono a Venezia le prime vere nobiltà europee, quelle dell'alto Medioevo, sono quelle che adesso, nel bene o nel male, sono chiamate la nobiltà nera. Solo a Roma c'è nobiltà nera, ci sono le famiglie di nobiltà nera come a Venezia. Sono solo in queste due città in tutta Europa che è nata la vera nobiltà antica, questi signori che avevano tante navi e che commerciavano, che si erano arricchiti a dismisura, che avevano costruito uno dei loro palazzi splendidi e avevano dato dei dogi alla città. Perfetto. Mi informo e dico, che tipo di cultura si riporta dall'aver navigato, dal ricavare tutta una fortuna dal viaggio per mare, dallo scambio con altre culture? Che cosa si riporta? E mi imbatto in una cosa delle più affascinanti e misteriose, il rituale del Bucintoro, Ordo Bucintoro, sposalizio dell'uomo col mare. Che fascino! Si perde nella notte dei tempi, e poco dopo la fondazione di Venezia, quando Venezia comincia subito a splendere, si addobbano queste barche splendide, si va in un giorno al largo, si getta un anello nell'Adriatico per sancire questo indissolubile matrimonio, per sancire il fatto che l'unica sposa legittima del grande mare è Venezia. Tu pensa anche che presunzione e che consapevolezza della propria potenza. Perfetto. Io sento, Pierri, che quando un rituale esce dalla sua forma primitiva, esce dalle culture cosiddette etniche, e si trasferisce, addirittura viene coltivato nelle civiltà che noi riteniamo avanzate, quando scavalca il Medioevo
e trova una sua forma è di un potere immenso e nasconde più cose di quelle che ti rivela. C'è qua sicuramente, mi dico, qualche significato che io non conosco. Poi vengo a sapere che questo rituale del Bucintoro presiedevano delle madrine incredibili, che uno degli esseri più misteriosi e affascinanti è Giulietta da Montefeltro, che io pensavo fosse originaria delle mie terre. Io, tu sai che sono fra Montefeltro e Romagna. In realtà non si sa di dov'è. In realtà si sa che questo personaggio appare e scompare in epoche diverse. In realtà da molti è definita quasi la sposa di Saint Germain per quella sua capacità di apparire in certi momenti, splendere e poi eclissarsi. Si sa che voleva restituire a Venezia una sorta di impero. Voleva fare un impero che legasse Roma alla Mitteleuropa. Si sa che poi se ne andò in Austria, di lì forse in Russia. Non si sa niente di questa sorta di madrina dea misteriosissima che patrocinava il rituale del Bucintoro. Ti ho detto che quello del navigare, andare al largo, buttare l'anello, era quello che si mostrava alla popolazione, che seguiva con le proprie imbarcazioni, che seguiva tutto la processione, ma in realtà aveva degli aspetti misteriosissimi. Sai che io ho colto lì in certi aspetti misteriosi di quel rituale una sorta di premessa a quello che adesso ti racconto? Allora, succedono tutti questi fatti strani. Arrivano tantissimi stranieri. Tieni presente, che già tra 700 e 800 non poteva dirsi una persona colta in tutta l'Europa, dalla Russia alla Spagna, e nei primi americani che cominciavano a poter attraversare l'Atlantico e venire almeno per qualche stagione in Europa, non avevi fatto nessun viaggio se non eri stata a Venezia. Chiaro, c'era anche Firenze e Roma, sicuro. Però non potevi dire che avevi fatto un gran tour, avevi visto qualcosa. Perché c'era questo bisogno di andare a Venezia e di provare quella emozione che ti ho detto è un archetipo? Arrivi, finisce la terra, finisce in qualche modo anche l'Occidente, perché da lì partono le galee per l'Oriente. C'è questo clima sospeso. Si ha la sensazione che i palazzi sono tutti ai tuoi piedi perché si riflettono nell'acqua morta dei canali. C'è questa sensazione quando c'è la luna piena fra angoscia e ispirazione. È tutto magico, è tutto spaventoso. È tutto spaventoso e un minuto dopo diventa tutto glorioso e pieno di energia. Che cosa succede? Io mi dico: Venezia è un portale spazio-temporale, deve esserlo stato fin dalla preistoria, è il motivo per cui sono andati lì. È da lì che si può partire per i viaggi nello spazio e nel tempo. Io ti dico questa cosa, prendo appunti su questo. Poi cosa succede? Questo non tanto tempo fa, credimi, mica tanto tempo fa, forse 15 anni fa, sbatto la testa in un signore che si chiamava Padre Pellegrino Ernetti. Oibò, oibò, eccolo! Qui lo vediamo già attempato, questo signore. Guardatelo bene, perché questo signore era un genio, uno dei rarissimi geni dell'ultimo secolo in Italia. Questo signore è nato a Roma nel 25, poi se ne va, entra appunto in ordini religiosi, comincia a studiare. Si distingue subito per una conoscenza strapotente in matematica e in fisica. Studia musica, eccolo, già qui è già, è in una, diciamo, avrà 40 anni qui. Allora, studia musica, studia scienza con un altro gigante della scienza. Padre Gemelli, padre Agostino Gemelli, studia scienza a Milano. Studia, badate bene, musica
e sarà titolare finché vivrà di una cattedra di canto monodico, spiegheremo che cos'è per bene. È uno dei più grandi esorcisti vissuti d'Italia, ne parla Padre Amort, ha dei riconoscimenti immensi e soprattutto diventa famoso per una certa cosa di cui diremo. Padre Agostino è a Milano col suo amico e maestro Padre Gemelli. Stanno discutendo di temi di fisica e di scienza a un livello altissimo. A un livello altissimo. Padre Gemelli parlerà di queste sue ricerche con Fermi, con Marconi e con altri personaggi. Così il nostro esorcista. Poi cosa fa il nostro grande Ernetti? Pellegrino si trasferisce a Venezia, nell'isola di San Giorgio Maggiore, dove c'è un monastero, c'è uno spazio tutto dedicato a lui, ai suoi insegnamenti, come possiamo dire, addobba uno spazio stupendo in quell'isola, stupenda, vicino alla Giudecca, vicino all'antico quartiere ebraico, si addobba a San Giorgio Maggiore tutto uno studio. È un posto suo dove, badate bene, toglie i diavoli alla gente e ci dialoga. Insegna musica di una forma alchemico-magica, fa le sue ricerche. E per capire che cosa fa e che cosa scopre, dobbiamo ritornare a Milano e al suo amico Gemelli. Gemelli vive con un rimpianto incredibile. Ha perso il padre e ha come la sensazione che tra lui e suo padre non si siano detti davvero tutto quello che dovevano dirsi. Pensaci, Pierri, che questo è fortissimo. Tu sai che un altro dei motivi per cui noi invecchiamo bene nel mondo è quello del risolvere sempre tutto con i nostri cari, o anche con i nostri amici, le fasi del nostro passato. Quante volte tu dici: che rimpianto, non ho più visto quel mio amico col quale dovevamo chiarirci una cosa. Sai che quella nostra amicizia è finita per un'incomprensione, poi ti cerco io, non mi cerchi tu, mi cerco io, non mi cerchi tu, non ti cerco io, e quei giochi, io so che tu sai che io so che non ci troveremo più, e poi passa del tempo e poi sentiamo dire che non è più possibile. Allora, noi nel mondo possiamo risolvere tutto quel discorso nostro di toroidi e capire, capiscimi bene. Io posso capire che con una persona non ho più voglia di continuare a collaborare. Io posso capire che una mia storia d'amore finisce, ma non per questo devo andare a darle una coltellata. Cerco di chiarire tutto e di capire che forse nel nostro destino non c'era assolutamente la possibilità di continuare, che avremmo rubato del tempo ai nostri nuovi incontri se avessimo continuato a mantenere dei rapporti per i quali non abbiamo scoperto di non essere adatti. Questo Gemelli fa capire a Ernetti che c'è questa cosa non chiarita. Dicono tutti e due da geni della fisica e di ogni altro settore quali sono. Certo che sarebbe bello poter parlare, Gemelli dice. Sarebbe bello poter parlare con mio padre, chiarirmi, sentire qualcosa, sentire dov'è. Ah, ecco, un altro dei dubbi che restano fortissimi, che ci legano spesso a degli amici intimi o addirittura dei parenti, è: dove è andato davvero? Quanto vorrei sapere dov'è adesso, quando si va al cimitero, quando si trova una vecchia foto, oltre all'affetto che si riprova o a questo detto non detto che ci segue come un rimorso. Si pensa anche, dove sei adesso? La tua immagine è rimasta qui, ma io so che non c'è niente di più transeunte che questa tua immagine. Già non sei più in questa immagine. Dove sei? Da questo dubbio, da questo desiderio, non trovano registrato su un magnetofono e lo riconosce benissimo
Padre Gemelli, la voce di suo padre? Brividi assoluti, un desiderio immenso, più la conoscenza di alcune leggi della nuova fisica avevano fatto sì che si era bucato, ti ricorda il titolo, Pierri, le porte dello spazio e del tempo. Si era aperta, c'era stato uno spiraglio nella porta. Ernetti torna a Venezia, si mette a Venezia e comincia a lavorare. C'è un sacco di imbecilli, perdonami la mia franchezza, che continua a dire, in base ad alcune immagini che ha visto, che queste ricerche di padre Pellegrino Ernetti sono tutte sciocchezzuole, così, era un mistificatore, si è inventato tutto, le sue scoperte sono tutte false. Non ho voglia di insultare più nessuno, anzi, oggi è troppo caldo perché io mi metta a insultare, a fare anche dei nomi di persone. Dico semplicemente, ma prima di parlare, di dare giudizi secondo una logica che è ristretta come la vostra testa, state in ascolto, informatevi per bene, interrogate chi l'ha conosciuto bene. E io mi sono trovato 2 volte a parlare con persone che l'hanno conosciuto bene e ci hanno scambiato cose. E tutti ritornati con la sensazione di un astro, di una stella cadente, di un bolide, che per un momento illumina tutto e poi se ne va via per conto suo. Se aveva voglia, ti raccontava del suo immenso potere, del suo essere un semidio. Se non aveva voglia, era un pretino, lo vedi lì d'aspetto? È un pretino a cui non daresti una lira. Era un personaggio, eccolo, guardalo. Sembra, ha qualcosa anche un po' di una nonnina, ha qualcosa di una nonnina più che di un nonno. E allora, questo signore con questo aspetto così, come possiamo dire, simpatico, dialogava con i demoni o gli esseri comunque di altre terre che abitano i corpi delle persone. Era di una potenza esorcistica unica. Conosceva la fisica a menadito, dialogava anche lui con Fermi e con Marconi, ma soprattutto era un fenomeno nel discorso musicale. E adesso vediamo che cosa vuol dire la monodia, la polifonia, tutte queste cose qui. Voi sapete che è facilissimo questo qui. Se mi seguite in un momento diventa tutto chiaro, questi termini che apparentemente sembrano complessi. La monodia che cos'è? Pensiamo a una sola voce, a un solo strumento che eseguono un motivo. Quanto è bello ascoltarli, quante volte ascoltiamo un suono di un flauto che da solo ci porta dove vuole, o addirittura un canto a cappella. Quanto è bello una voce veramente intonata che sembra non abbia bisogno di altri strumenti per comunicarti delle emozioni. Perfetto. Grandissimo esperto della musica che era di quel genere fino almeno al Medioevo. Nel Medioevo cosa accade in Occidente? Che uno strumento o una voce cominciano a intrecciarsi con altre voci e altri strumenti. Bada bene, Pierre, che cos'è? Nel primo caso sono io che vengo da te e ti dico, ti racconto che sono stato a fare un viaggio in Inghilterra, quello che ho visto, sentito, sia all'andata al ritorno. Nel secondo caso che cos'è? Pierri, vengo da te con un gruppo di amici. Io ti racconto un aspetto del viaggio, lui te ne racconta un altro, uno te ne racconta un altro ancora. Diventa un intreccio, bada bene, proprio la treccia, pensa più fili che si intrecciano tra loro, sempre per darti un viaggio, un percorso. Io ti posso dare un filo e intrecciare invece tutti i fili. Lo sai che la musica, quella che possiamo dire polifonica, è questo? Una delle metafore più efficaci è questa. Io ho trovato tutta una serie di similitudini tra il tessere tessuti, fare tessuti e avanzare ipotesi narrative o musicali, che è potente. Una volta te ne parlerò. E allora, in qualche modo, padre Pellegrino Ernetti si interroga su questo.
Ci credi che mi basta questo per aver capito che aveva, che era tutto vero quello che ha scoperto? Lo sai perché? Perché sono tutte metafore delle linee del tempo. E qui veniamo al cronovisore. Se hai l'immagine, mostrala. Guardate che apparecchietto c'è qui, vicino alla foto del nostro pellegrino. Qui. È ipotetico, lo sai che nessuno lo ha visto per bene, perché gliel'hanno fatto, come possiamo dire, era dentro la chiesa, ricordatevi, era un genio imprigionato, era un'aquila vigilata, era un'aquila con, sai che cosa? Con una corda a una zampa, legata a una zampa, con un filo a una zampa. Allora, padre Pellegrino Ermetto, dopo studi, dialoghi, ipotesi, analisi, dice una cosa. Per me non c'è nessun fatto del passato di una persona o universale che vada perso. Tutto si iscrive nella cascia. E qui non dice niente di nuovo perché è una conoscenza questa al servizio di tutti i popoli orientali che più di noi sono vicini al cuore del mondo. Ma soprattutto dice una cosa splendida. È possibile per me uomo del XX secolo, sintonizzarmi, andare a pescare un evento del passato, della storia o mio personale, e vederlo in una televisione, vederlo come se io mi come siamo collegati adesso io e te, Pierri. Immagina che tu, invece che parlare con me, avevi a tua disposizione un codice, una serie di vibrazioni che fai fare al tuo apparecchio, al tuo computer, che lo mettono in risonanza e invece che me ti appare Gesù Cristo, Napoleone, Giulio Cesare, o addirittura un momento della tua vita personale, tu bambino, con quel tuo amichetto che non hai più visto, con queste cose magiche. Ci credete che questa scoperta la mantiene in gran segreto per molto tempo, ci lavora, informa di questo i suoi capi religiosi a Roma. I papi precedenti gli dicono che deve lavorare, che sono affascinati. Quando viene eletto Paolo VI, uno dei papi che a me piace meno, non me ne piace uno, ma Paolo VI mi piace meno degli altri, gliele blocca tutto. Gli dice: no, no, lei stai facendo qualcosa di pericoloso. Andare a rovistare nel passato può far venire fuori aspetti dalla nostra storia che non funzionano, ci fai vedere cose brutte. Non la prende bene, padre Pellegrino Ernetti. In una intervista alla Domenica del Corriere racconta tutto e porta addirittura degli esempi delle sue ricerche, porta delle immagini, porta addirittura l'esempio di una commedia a cui egli dice di aver assistito ai tempi di Roma e porta addirittura delle trascrizioni delle parti mancanti al testo che c'era pervenuto di quella commedia. Da parte di studiosi scettici, sai, siamo nel secolo dello scetticismo assoluto, viene subito distrutto. Ci sono troppe somiglianze tra certe figure che lui dice di aver catturato nel suo viaggio col suo strumento che abbiamo visto prima, e le riproduzioni di certe opere d'arte, altre cose. Viene quasi con un desiderio metodico di renderlo un pagliaccio, un ciarlatano, gli viene decostruito tutto il suo mondo e tutta la sua ricerca. Io sono convinto che lui, da entità superiore, che risuonava a un livello superiore, a Venezia, città portale, città del rito del Bucintoro e di Giulietta da Montefeltro, città
delle rifrazioni infinite dalla splendida isola di San Giorgio Maggiore, grazie alle sue conoscenze della musica monodica e polifonica, dell'avere in mano un filo e essere padroni di una serie infinita di fili, aveva trovato la chiave per viaggiare il passato, per far tornare elementi del passato. Era troppo esuberante e geniale per non poter riuscirci. Altra cosa, era anche una persona troppo seria e troppo di studio per venirci a raccontare delle cavolate. Ho sentito col desiderio di sminuirlo. Dopo vediamo perché era funzionale quel desiderio, perché è stato appoggiato. Col desiderio di sminuirlo, ho sentito delle spiegazioni del tipo, come dire. Questo signore, sì, aveva molto talento, in cerca di gloria, ha sparato, l'ha buttata lì, ci ha voluto così, come se non sapesse che poi si verificava su tutte queste cose, ci sarebbe stato qualcuno che avrebbe indagato. Cosa succede? In funzione di questo personaggio che non mi è mai piaciuto, di questo Papa Paolo VI, gli viene requisito tutto, gli viene presa questo macchinario, viene portato a Roma e si dice. Si è fatto sparire lì, no? Il Vaticano è tipico di mosse simili, è capace di ben altro, e gli viene. È già tanto che lo hanno lasciato sopravvivere e continuare la sua catechesi e continuare la sua ricerca a Venezia. Gli hanno portato via tutto. Perché io ritengo che sia stata tutta una mossa, quella dello sminuirlo. E poi derubargli la macchina per delle testimonianze che sono venute fuori e che ci ha pensato anche in questo caso la Chiesa a tacitare subito. Si erano interessati, e questo ne posso essere certo, dall'America. L'America, tu sai, Pierri, che parallelamente al divino Ernetti era entrata subito dopo la Seconda Guerra Mondiale in possesso di una quantità di conoscenza arcana immensa. Dovremmo riparlare per bene del tutto il progetto MK Ultra che nasce grazie all'operazione Paperclip. Gli americani si erano portati via tutti i più terribili e geniali degli scienziati del nazismo, che lavoravano proprio sulle stesse frontiere di padre Pellegrino Ernetti. Padre Pellegrino Ernetti aveva una marcia in più rispetto a questi tedesconi. Era italiano e aveva più doni di loro. Se ne facciano una ragione, questi crocchi era più forte di loro. Da solo si è costruito tutto. Siamo negli anni, Pierri, in cui non vola una mosca in tutto l'Occidente che non lo sappia già la CIA. Non c'è un pensiero che non sia sotto controllo. Siamo negli anni in cui ci sono tutte le basi NATO, cominciano a distribuirle con una strategia incredibile. Comincia a dire l'America che tutto l'Occidente è loro, non potendo sfondare in Russia, non potendo sfondare in Cina. Le circumnaviga, si impossessa del Giappone, di tutto il sud-est asiatico, ha attraverso l'Inghilterra tutto un potere immenso sull'India e su tutti gli altri territori. Tutto quello che accade in giro per il mondo, che sia a 100 km da Washington o a 50.000 km, loro lo sanno e lo impacchettano e se lo portano via. Chiedono questi signori un sacco di notizie e di ragguagli a padre Pellegrino Ernetti, lui che è una persona gentile, lui che è una persona che, come tutte le persone geniali, ha un fessacchiotto, glieli comunica. Sentiamo dire che proprio in quel periodo, poco dopo le scoperte del grande Ernetti, che vengono fuori un sacco di cose americane che sono tutte prese da lì. C'è una parola che viene usata adesso che si riferisce alla fantascienza, si chiama looking glass, che vuol dire vetro, come possiamo dire, che si fa guardare. Un qualcosa che tu vedi attraverso le trasparenze.
E questi insider, questi personaggi del programma MKUltra che hanno avuto rapporti con specie più avanzate, con specie extraterrestri, e questi scienziati ex tedeschi e anche americani che sono dentro il programma, hanno detto che dentro il Deep State è d'uso comune questa sorta di, sembra il nostro cellulare, solo che è tutto trasparente. Ci vai sopra col dito, muovi così, ti fa vedere immagini del passato e immagini anche del futuro. Devi solo saper programmare per bene, con un codice preciso, il periodo storico nel quale vuoi andare e il luogo dove vuoi andare. È possibilissimo. Sono i viaggi, come possiamo dire, animici nel futuro e nel passato. Di più, molto di più, il nostro padre Pellegrino, tutto sommato, si stava accontentando nelle sue ricerche. Perché? Perché subito dopo il Deep State americano prende coscienza dei famosi wormhole o le porte spazio-temporali. E di lì non c'è più solo la possibilità di far venire immagini, ma si mandano davvero personaggi in viaggio nell'antico e nel nuovo. E da lì arrivano tantissime informazioni. C'è un vero e proprio programma, il programma Pegasus, che è della NASA, che è di questo compartimento assolutamente segreto e nascosto, che invia personaggi, ha inviato personaggi attraverso questi wormhole, molti li ha persi, per la considerazione pari a zero che hanno dei loro scienziati e dei loro inviati. Molti si sono persi, erano esperimenti che stavano sperimentando allora, erano esperimenti di retroingegneria, molte cose le hanno rubate. L'America fa così. Se ha degli scienziati bravi in giro per tutto il mondo, ruba tutto, se ne appropria loro. Se può, le prende anche gli extraterrestri. Gli extraterrestri più potenti, invece che dargli le scoperte, gli dà delle botte in testa. Hanno avuto così tante botte in testa nelle loro battaglie non rivelate che se le ricorderanno per un bel po'. Ma molte volte hanno contrattato proprio con le specie negative queste nuove scoperte. E quelle che a noi ci vengono date come spiccioli 20 anni dopo, sono quasi tutte prese con questo doppio metodo. E allora cosa possiamo dire per concludere, Pierri? Che Venezia è un portale spazio-temporale. A Venezia arrivò un personaggio con una genialità assolutamente unica. Fu aiutato da un sacco di scienziati, lo aiutarono in tutte le parti che lui non conosceva. Il progetto fu subito secretato. Tutti questi scienziati che gli hanno dato notizie non hanno mai parlato di lui, del rapporto con lui, come non hanno mai parlato di tutto il rapporto con uno stato segreto. Guardate che Fermi è stato uno degli artefici del progetto militare industriale americano. Marconi, abbiamo ragione di ritenere che ha collaborato benissimo con la sua radio. E tutti gli altri personaggi che sono entrati in qualche modo nel progetto stavano facendo chiaramente il doppio gioco, lavoravano da un lato e lavoravano dall'altro. Disinnescare il nostro prete di San Giorgio è stata la cosa più semplice. Oh, finché vivrà, vivrà risentito. Con il suo carattere mite non lo fa vedere, ma chi ha potuto con lui dialogare sa che non se l'è mai scordata. Aveva scoperto delle cose e stava andando lanciatissimo. L'hanno proprio bloccato dal Papa, dal Vaticano, che poi ha passato. Io ho ragione di ritenere, Pierri, che un esemplare del macchinario non è nel Vaticano, perché l'hanno dato tranquillamente agli americani. Era stato stipulato già da subito dalla Seconda Guerra Mondiale. Dopo la Seconda Guerra Mondiale, il Vaticano aveva stipulato subito un patto con lo Stato segreto. Ne hanno combinate un sacco insieme. E il Vaticano ha visto nello Stato segreto americano una sorta di braccio armato col quale controllare, far girare tutte le proprie idee. E quindi io credo che, partendo
Padre Pellegrino Ernetti, nato in una terra di visionari e di viaggiatori del tempo e dello spazio, sia stato disinnescato. Ma lui, secondo me, aveva trovato tutte queste cose. Sono tutte reali, queste cose che lui ci ha raccontato, ci ha potuto raccontare. E questo mi affascina immensamente. Perché mi affascina immensamente? Perché apre a tutto quello che è venuto dopo di lui. Le ricerche di padre Pellegrino Ernetti, abbiamo ragione di ritenere che siano durate fino agli anni 60-70. Dopo è venuto il bello. Su quei principi si sono costruite delle porte nello spazio-tempo, delle possibilità per l'animo umano di viaggiare ogni dimensione, che quando dallo stato segreto verranno offerte, verranno rapite a tutti noi, resteremo sbigottiti per anni. Ci vorranno anni perché riusciamo a reggere il colpo di tutto quello che in settori segreti è stato scoperto. Uè, io direi che quello che ti dovevo dire te l'ho detto quasi tutto. Caspita, che storia! Sì, ma hai raccontato un'altra storia molto interessante, che è ricca di spunti, e credo che riceverai, come mi hai detto altre volte, un sacco di email di persone che ti chiederanno di questa storia e delle domande che ne conseguono, perché poi possono esserci vari spunti, però per stasera io direi di terminare qua, in modo tale anche per le persone che ci hanno seguito di come si dice, decantare tutte le informazioni dentro di sé, e poi dopo con le puntate che farai successivamente magari si possono cogliere degli aspetti o degli spunti su questa puntata molto interessante sullo spazio e sul tempo. Non ho altro da aggiungere, hai detto benissimo, sono sicuro, l'ho già visto che c'è. Pierri, siamo nei tempi della disclosure. La gente non è più disposta. Se arriva un papa e ti dice è così, così e così, e se c'è da un'altra parte uno scienziato che ti dice per me è così, così e così, e non coincide col papa, fino a un secolo fa tutti dicevano: ma come ti permetti contraddire la voce del Santo Padre? Invece adesso, grazie a Dio, c'è qualcuno che è un po' più sveglio, che è disposto a soppesare le due verità e a capire che tra Gesù Cristo e quelli che si proclamano i suoi discendenti c'è un po' di differenza. E con questo, Pierri, ti saluto. Ok, salutiamo tutti, ti saluto anch'io Enzo, alla prossima, e saluto tutti quelli che ci hanno seguito in questa puntata e ci seguiranno nei giorni prossimi. Buona serata a tutti.